La bottiglia. Prima tira fuori i soldi. Può bastare? In tutti i tuoi anni in mare non hai ottenuto neppure un quinto di quel che ho avuto io. Perché sei un bravo uomo, Edward, vedi? L'onestà è il tuo peggior nemico. Quello è il mio bottino, Roberts! Dammelo! Ricordi il mio credo, amico? Una vita breve, ma anche intensa, tutto qui. Al mondo non possiamo pretendere altro. Quindi prendi ciò che puoi e poi muori prima di finire come un poveraccio. Dammi qui. Giusto, amico, prendilo. Ti faccio a pezzi, stronzo. Ti ammazzo! Calmati, cagnolino. Tornatene pure nella tua cuccia. Non hai il fegato per poterti unire a gente come me. Roberts! Benvenuto a bordo, Kenway. Donne, bottino e avventura ti aspettano. Sei pronto? Vattene via, Ben! Un brindisi alla libertà, amici! A tutti i pirati gentiluomini e alle donne di spirito! A un mondo di canaglie ben più oneste dei re e regine che ci dominano. Come pirati del mare godiamo di fama e soddisfazioni, piacere e denaro, libertà e potere. Quale uomo dotato di intelletto sceglierebbe una vita misera? Mi sono sporcato a lungo le mani nel fango, ma ora so bene di essere un comandante migliore di chiunque altro! Sventolando orgoglioso le sue ali, l'uccellino planò dolcemente e artigliò il bello di un grosso amico. Ma quando provò a volare via, si accorse che non poteva sollevarlo e che le sue forze non erano sufficienti. Mentre l'uccellino si sforzava tanto, l'ariete neppure si accorse. Allora, dall'altra parte del campo, il pastore vide l'uccellino svolazzare e fuggire via. Corse lì, catturò l'uccellino e gli incappò. Quella sera diede l'uccellino un regalo a lui. E strano uccellino padre di non più di 2 anni! L'avevi promesso! Sei scappata! Quando avevo bisogno! Io ero tua! Perché non sei tornato? Non eri felice con me! Manca poco, Caroline! Ti prego! Io devo farlo! Fai tutto questo per ripicca, Edward! Non lo faccio per ripicca, ma per coraggio! Coraggio per cosa, eh? Non hai più nessuno a cui badare. Io posso farci? Stupido. Perché distruggi tutto quando è ora di costruire? Di costruire te stesso, se non altro. Lasciami in pace! Cambia rotta, Edward. Cambia la tua rotta, prima che sia troppo tardi.
Capitano Kenway! Sembri un uovo strapazzato. Cristo! Mi scoppia la testa. In piedi! Mi hai messo nei guai, Ade. Mi hai lasciato con Roberts e ora ho tutto il diritto di avercela con te. Ma in realtà è bello vederti. Anche per me. E sarei felice di sapere che la tua Jackdaw è ancora tutta intera. Dobbiamo fare vela per... Te ne vai? Sì, Edward. Mi vogliono da un'altra parte. Ade, ascolta. Quando il cuore e la testa saranno pronti, visita gli assassini. Credo che allora capirai.